Allora, dopo aver effettuato l'intervista con Gloria Vaida, e quando si fa l'intervista con Gloria Vaida si sudano sette camicie, nonostante che c'è un freddo polare, ho veramente sudato, ma poi io sono un provocatore. Lei risponde al volo alle provocazioni. Del resto, poi ci ha raccontato questo spaccato di vita che conoscevamo in pochi del backstage prima dell'intervista che lei effettuò a Lando Fiorini, che veramente ci ha lasciato col cuore in mano. Quindi, grazie Gloria. Conosciamo anche altri aspetti della battagliera Gloria. Da battagliera a battagliero, perché pure lui non è secondo a nessuno quando vuole evidenziare le situazioni positive e negative della Roma. Sto parlando dell'amico Alberto Fiano. Buon pomeriggio, Alberto. Roberto carissimo, buon pomeriggio a te, a tutti gli ascoltatori e a tutto il tuo staff. E mando anche un grande saluto e i miei migliori auguri di buon Natale a tutte le persone che ho appena enunciato, ma in particolar modo a te con grande affetto e alla tua bella famiglia. Oh, io ricontraccambio per te, naturalmente Rosy, e per la mia grandissima, immensa, enciclopedica radioascoltatrice, perché dopo La tanti anni, mamma. tua mamma, perché dopo tanti anni sentire, ma io sta voce la conosco. Tu stavi qui, là, lì, lì, sotto, lì sopra, lì giù. Oddio, che ho fatto? No, cioè, sinceramente uno rimane entusiasta perché ha trovato soprattutto una persona simpatica, positiva e sincera. E oltre quello ha trovato che la radio butta giù tante barriere perché io mai e poi mai avrei immaginato di trovare una signora che dalla voce mi ha riconosciuto ad impronta. Sinceramente, rimasi e rimango ancora oggi stupito, meravigliato, stupefatto. E questa poi la magia della radio, ed è quella magia che spinge noi altri, anche noi due in particolare, a fare web radio, no? Certamente. La No. magia non si tocca, è qualcosa di inspiegabile a volte, Alberto. Lo voglio dire forte, è verità davvero, è qualcosa di appunto di magico, scusate il gioco di parole, veramente. Oh, Inspiegabile, ma ti trasmette emozioni indelebili, forti, belle, e ce n'è bisogno perché oggigiorno nel mondo ci sono molte più negatività che positività e quindi quando si ha la fortuna di poter vivere momenti magici in qualsiasi contesto, qualsiasi persona, soprattutto a noi care, è bello tenersi ristretti e ringraziare chi ci ha dato l'opportunità di vivere tali belle sensazioni. È vero. Oh, poi io dico, do sempre la premessa, poi dobbiamo sempre trovare questo tempo che è tiranno. Un giorno non dobbiamo parlare di Roma, ma dobbiamo parlare di attualità, ragazzo mio, perché Mamma penso mia. che ce ne sono da raccontare delle situazioni che. Dovremmo fare come Telecom, 30 ore per la vita, non stop, Lo so, per però. raccontare la decima parte di quelle che ci sono da raccontare, Roberto. Allora io ti dico, guarda, ti dico con ironia, perché siamo a 2 giorni e mezzo da una festività come il Natale, ci dicono che dobbiamo essere buoni, no? Qualche cosa di simile lo Io proposi, penso che dovremmo essere buoni sempre, no? sempre, Solo a Natale. esatto. Allora, lo proposi anni fa a un emittente, diciamo così, di media caratura, perché poi chiaramente noi non stavamo a Canale 5, no? E dice no, si può fare perché possiamo incrementare le opere per i missionari, vabbè, insomma, tutta una serie di situazioni caritatevoli. Mi fanno poi, dice, certamente bisogna vedere i costi. Vabbè, i costi, oddio, se è una situazione, se è una trasmissione di solidarietà, i costi. No, i costi si aggirano intorno ai 4.000 euro. Chi paga? Ci siamo guardati in faccia, anche perché io prendo 1.200 euro di stipendio al mese, una famiglia di 4 persone, non posso togliere lo stipendio per sviluppare una situazione alternativa in televisione, logico. Altri Ovvio. lavoratori come me che lo facevano per hobby, è chiaro che abbiamo detto tutti di no. Però ci fosse mai qualcuno che fosse di mentalità un po' più aperta, pure che ci rimetti una serata. Però penso che rientro d'immagine per quell'emittente, soprattutto sarebbe stata molto molto positivo. Non la vedevano così, pazienza, non si è potuto fare. Però ci divertiamo, altrimenti con le web radio siamo diventati
un piccolo grande circuito, come dico io, una piccola grande famiglia, e quindi ogni tanto poi sentirmi dire, che ne so, da Alba, che sta vicino Cuneo, vicino Genova, insomma al confine tra la Piemonte e la Liguria, scusa, come si scrive Alberto Faiano? No, guarda, è Alberto Fiano, ma fa il punto, se ci metto il punto e virgola, fai come vuoi, l'importante è che passi la trasmissione. Però, ecco, sentirmi dire per telefono, ma si chiama Faiano o Fiano? No, Fiano. Quindi vuol dire che quel canale, che non è di Roma, sta ripetendo quell'insert, e questo penso che faccia molto piacere. Siccome c'è un qualcosa per cui bisognerebbe fare un qualcos'altro, mi tengo molto sul vago, che riguarda i giovani d'oggi da qualsiasi strada o sociale o religiosa provengono, non sarebbe male, dobbiamo studiarci un attimo sopra e dovremmo trovare persone intenzionate a poter svolgere questo discorso, quindi noi due penso che fatto salvo il nostro tempo ci siamo, spero che ci siano anche altri perché potrebbe essere un bel progetto, perché parliamo di Roma ma vogliamo parlare anche di tante altre cose, questa è la magia e l'atmosfera della radio. Giriamo pagina, allora, mancano un po' più di 24 ore a Juventus-Roma, col mago delle quote che è Alberto Fiano, in via Candia, ricordiamo il civico, Alberto. 141B come gli 11 anni che si è fatta la Lazio in Serie B. Eccola là, ma dico oggi, voi tutte le... è Natale, dovete essere buoni, questa è la terza persona a mi dà le stilettate sulla Lazio. Io l'ho detto in... mi conosci senza... Sì, per carità. Non me ne vogliono mai i tifosi biancocelesti. No, con scherziamo. Tanta simpatico spottò, ma senza la minima malizia, veramente. Certo. Perché non, allora, non dicevamo, è la mia etica. L'agenzia si trova in via Candia 141/B, di più non possiamo aggiungere per una normativa che non so se è valida pure per le web radio o no, ci teniamo diciamo a metà strada. Allora io vi dico semplicemente che se andrete da Alberto Fiano, chiaramente, e vi piacerà la proposta che vi farà, avrete anche un bonus di 10 euro se non vado errato, dico bene, sto dicendo male Alberto? No, stai dicendo benissimo. C'è un bonus di 10 euro che mi raccomando non bruciatelo subito, tenetelo come piccolo tesoretto, sappiate giocare con moderazione e parsimonia, ma ci sono tante belle sfaccettature di questa proposta di Alberto Fiano che secondo me si farebbe bene ad accettare, tant'è vero che con Federico De Angelis poi un giorno che ci troviamo ti telefoniamo prima, veniamo, perché l'altra sera che volevamo andare a giocare un certo risultato pioveva a dirotto, ma no, prima che andiamo in agenzia ci prendiamo una fragicata di quelle numero uno e la partita è uscita, poi l'Udinese ha vinto, è un classico, ecco, capito? Cioè, e siccome l'Udinese a Torino, a Milano, che vinceva era pagata molto bene, magari giocare 5-10 euro stava a 9 con 5 euro 45 intorno ai 50 euro E con 10 euro 90 euro praticamente. Esatto, non mi metto niente. Vabbè, insomma, non è che tutte le volte sia così, per carità. E invece, venendo a Juventus-Roma, mi dicono che la vittoria della Juventus è stracciata, possibile? No, stracciata no, perché la quota della vittoria bianconera sta a 1,85. È alta per essere la Juventus, cioè quotata alta. Beh, la Juventus sempre la Roma. Quindi uno stracciata sono quota 1,20, 1,30, esatto. Poi bisogna vedere che se la Juventus si affronta, non so, il Benevento in casa a 1,30 è ben pagato, perché sarebbe anche 1,10, 1,15. Comunque la quota della Juve sta 1,85. Il pareggio? Per quanto concerne invece la quota di pareggio, la quota è 3,60. Pure una bella quota, non c'è male. Esatto, mentre la vittoria della Roma è 4,70. Quindi 10 euro sono 47 euro. Esattamente. Oh, attenzione, io sto facendo un esempio così, non ho detto che dovete correre a giocare 10 euro sulla Roma, non prendetemi subito alla lettera, sto facendo solo dei conti matematici, perché io ritengo che questa partita sia giocare praticamente su tre schedine separate, da una parte 1, dall'altra X e dall'altra 2. Cioè, è una tripla, io... per stilare percentuale un po' stile come faceva il barone Nils Liedholm, sì, per me è un 35% vittoria Juventus,
un 45% pareggio e restante 20% vittoria Roma, quindi vedo... Ma under o over 1,5? Si possano come dire, includere entrambe le opzioni che tu hai appena detto giocando un multigol da 1 a 3, ossia che la partita può finire con qualsiasi risultato. Sì. L'importante è che nella somma gol del risultato finale ci siano o 1 o 2 o 3 gol. E la quota su quanto si aggira, se è possibile saperlo, del multigol da 1 a 3? Penso però che non sia una quota così alta, perché da 1 a 3, insomma, La quota è 1,45. Esatto, una quota, diciamo, che rientra nella media, perché se invece io restringo multigol da 1 a 2 o dico multigol da 2 a 3, le quote si alzano, ma è normale. Sì, intorno all'1,80, 1,85. Perché ho stretto il campo delle probabilità, giustamente. Giustamente, quindi si alza anche il coefficiente di difficoltà. È vero. E quindi però io continuo a insistere che bisogna giocare tutti e tre i pronostici. Non vedo una... cioè, mi stanno dicendo tutti è sicuro che vincerà la Juve. Ma sta sicurezza da che cosa deriva? Forse dalla magra figura fatta in Coppa Italia, ma in Coppa Italia giocavano le riserve. Non penso quello, anche perché ogni partita, tu mi insegni Roberto, che è una storia a sé. Io penso che te... venga dal momento migliore che fisicamente e mentalmente stia attraversando la compagine di Allegri, dal fatto che allo Juve Stadium la Juventus è una tattica corazzata e la Roma non ha mai neanche pareggiato in 7 precedenti 6 di campionati e da quando è stato edificato l'impianto di proprietà della Juventus, e una di Coppa Italia ha sempre perso a volte anche in modo ingiusto, ricordiamo tutti il famoso violino di Garcia e altre mesi sul campo ben meritate, perché poi ci sono state goleate 3-0, 4-0, 4-1 che non serve aggiungere altro, e, dato anche dalla tradizione, dalla mentalità della Juventus, anche dalla forza dell'organico. La Juventus, se tiene in campo Douglas Costa, ha in panchina Bernardeschi, se tiene in campo Mandžukić, ha in panchina Dybala, ha una rosa veramente, veramente ampia. Cioè Allegri è indeciso nel far giocare o Dybala o Douglas Costa o Bernardeschi. Certo. Giocatori che in qualsiasi altra squadra di Serie A, a mio avviso, sarebbero giustamente titolari inamovibili, quindi per tutti questi fattori che io ho appena enunciato, è giusto considerare la Juventus la favorita, perché lo è. È inutile metterci la testa sotto la sabbia. Però lasciando stare il pareggio, che potrebbe anche succedere, per carità, io leggo la quota della Juventus 1,80, e vabbè, una quota alta che però ci può stare perché tu affronti la Roma. Però quando sento dire però la Roma è quotata a 4,70, a 4,70 vuol dire che lo scommettitore non ci crede nella vittoria della Roma, o mi sbaglio? Non lo scommettitore, diciamo i bookmakers. I bookmakers, è vero, no, lo scommettitore è il giocatore, giusto. Il bookmakers non ci crede in questa vittoria del giallorossa, com'è? Ma, perché te l'ho spiegato poc'anzi, per i motivi che ti ho appena detto, che se noi facciamo il gioco della bilancia e mettiamo tutti i pesini da una parte e dall'altra, per i fattori che io ti ho appena spiegato, ovviamente prendono totalmente la parte bianconera, come è giusto anche che sia, perché sono effettivamente valori giusti, tangibili, veri, e quindi la Roma domani ha una prova non del 9 ma del 27, a mio avviso la parte sfavorita e lo è sfavorita, però le partite vanno giocate. Io non firmo inizialmente con un pareggio, magari posso firmarlo a partita in corso, sto perdendo 1-0 all'88esimo e pareggio al 90esimo, però le partite vanno giocate. Anche qui ci darà veramente
a che punto di maturità o di crescita o di voglia o possibilità di ridurre questo gap che c'è con la Juventus sta la Roma. Certo. E, quindi è una veramente una partita importantissima. Al di là del risultato, ti arrivo a dire, a me interessa la prestazione, perché tu puoi anche perdere, pareggiare o vincere, ma non dimentichiamo mai, sempre bisogna vedere anche in che modo arrivi a perdere, a vincere o a pareggiare. Alberto, io sono soddisfatto della prova della squadra fornita col Torino come prestazioni di qualità, come fluidità di manovra e occasioni create di Roma Torino piuttosto di Roma Cagliari, nonostante col Torino abbiamo perso ingiustamente, col Cagliari abbiamo vinto, ma giocando a mio avviso una delle peggiori, più brutte partite dell'era di Francesco, forse la peggiore in assoluto, ti dico io, forse la peggiore addirittura. Però per quanto riguarda Roma Torino, allora, non hanno figurato bene Moreno, ma Moreno è una riserva della riserva. Non hanno figurato bene Bruno Perez, ma non è titolare. Non ha figurato bene con Alonso, ma finché si ostinano a farlo giocare alla De Rossi, con Alonso non, più di quello non potrà dare. A me preoccupa Zego invece, perché Zego, cioè, ma che fa? 8 occasioni che c'ha, le butta tutte alle ortiche. Che sta succedendo? Oddio, la vita è una montagna russa, Roberto. Ho capito, però quello fa il centravanti, fa l'attaccante, deve segnare, sì. Oh, è pagato per quello, Lo so, può capitare, purtroppo non sai, ci sono anche dei fattori astrali, delle alchimie che ti portano magari a far sì che anche le cose più facili diventino difficili, e poi dopo basta un non nulla che tu vai a cambiare l'inerzia di questa alchimia e ti risbocchi nuovamente. Non è ovvio, non sta attraversando un periodo di forma buono, non è anche un periodo di rendimento sotto la fase realizzativa, ma non mi sento di buttare la croce addosso a Dzeko, perché poi è sempre la squadra che vince o che perde. Ovvio, gli attaccanti devono segnare, forse sta soffrendo un po' anche il dualismo inconscio, perché poi nessuno ha creato che può avere con Patrick Schick, oppure ha problemi, spero per lui di no, familiari che vanno a influire poi su quello che sul lavoro che uno fa, sulla professione, sul lavoro, e fare i gol. Quindi ci sono essere tanti fattori. Il fatto comunque che ha voluto tirare rigore, io l'ho visto comunque sotto la forma caratteriale anche un buon segno, perché vuol dire che il giocatore sente questo momento che a livello emotivo, vuol dire che il giocatore vuole riscattarsi, vuol dire che il giocatore ha comunque anche nel periodo negativo la capacità, la voglia e la forza morale di assumersi le responsabilità, anche andando incontro poi come col Torino a esiti non positivi che magari possono acuire ancora di più il suo attuale disagio. Quindi però bisogna sempre vedere anche che ha avuto gli attributi per prendersi questa responsabilità, capito? Certo, questo sì. Oh, ma Di Francesco che si ostina a far giocare Zego centravanti, però i fatti hanno dimostrato che se Zego giocasse più largo e Schick facesse il centravanti, io penso che sono dolori per le difese avversarie, o no? Ma oddio, Zego non lo vedo molto largo. Beh, quando giocava con Aguero in Inghilterra era così, però, si alternavano spesso, però era molto più Aguero che svariava su tutto il fronte offensivo e lui che andava a avere il suo raggio d'azione nell'area di rigore, in prossimità della porta avversaria, quindi così agisce un centravanti. Dice, quindi in questo caso potrebbe essere uguale se giocasse la coppia con Schick, cioè Zego Schick potrebbero andare bene. Potrebbero andare bene, ma non in un 4-3-3 che vuole Di Francesco, perché a volte li vedo un po' come troppo preoccupati dal fare lo schema secondo, dovrebbero essere un po' più anche proprio di sana follia, fantasia, e quindi che ti so dire, io magari li posso dire insieme, ma in una sorta più di 4-3-1-2, perché Schick anche non può fare esterno pensando che faccia ciò che faceva Salah lo scorso anno. Assolutamente Schick, no, non ha quasi mai fatto l'esterno
nella carriera, sempre il centravanti o la seconda punta. Quindi in un 4-3-1-2, agendo da seconda punta, scambiandosi i ruoli entrambi, ma con prevalenza di Schick da seconda punta, e con uno come Perrotti sul trequartista, che ha giocato sempre così anche a Siviglia, con ottimi e con buonissimi, diciamo, profitti, allora così potrebbe andare molto bene. E vedo che in quel caso la Roma potrebbe diventare pericolosa e perché no, dare più efficienza all'attacco, che bisogna migliorare la fase offensiva, ma non è che, però andiamo a vedere, con il Cagliari bisogna migliorarla, con il Torino per me la fase offensiva l'ha migliorata perché ha creato occasioni. E soprattutto difetta, però, purtroppo, da quando in attacco ci sono stati sia Schick che Zego insieme, però, e questo ha detto la partita, per cui bisognerebbe prenderne atto, no? O no? Certamente, come sto dicendo, quindi la qualità del gioco d'attacco lì è migliorata, perché una squadra che crea 8 occasioni a gol, che più che colpisce i due pali, che si sbaglia un rigore e che costringe il portiere avversario a fare 2-3 parate prodigiose, che gli vogliamo dire sotto il profilo offensivo? L'unica cosa che è venuta a mancare è due cronici fattori, purtroppo atavici, avversi alla Roma, ossia un po' di buona sorte e soprattutto quel difetto atavico che io sto ripetendo alla nausea e che purtroppo pare non ci siano antidoti per far sì che la Roma lo vada ad estirpare, che sì, è un fattore fondamentale per chi vuole essere una grande squadra, ossia quel cinismo letale che sottoporta quella cattiveria, quella ferocia spietata che la Roma purtroppo ancora non ha. Oh, anche perché se con la Juve non usi quel pizzico o quel cinismo a volontà, sono dolori dopo, perché la Juve poi ti castiga. A volontà anche c'è inclinato, perché io penso che la Juve, visto che anche lei sta ritrovando una compattezza difensiva notevole. Alberto, più vicino alla cornetta, grazie. Che Chiedovenia, prego. Dicevo, la Juventus, visto che sta ritrovando anche lei una grande compattezza in retroguardia, perché nelle ultime 7 partite penso abbia subito solamente un gol e sono 5 consecutive che non prende gol, penso che non ci siano poi tutte queste occasioni così a bizzeffe. Magari la Roma ne avrà 2 o 3 di occasioni nell'arco di tutta la partita, ed è lì che le devi capitalizzare, magari non al 100%, ma a una percentuale dell'80-90%. Se la Roma avrà 4 occasioni, 2 le devi buttare dentro, perché altrimenti difficilmente esci dallo stadio imbattuto, perché io penso di sicuro che il gol te lo faccia, certo, se non più di uno. Senti, il fatto che molti dicono che potrebbe giocare Szczęsny titolare, non Buffon, per il portiere polacco potrebbe essere un'emozione molto forte, o è un serio professionista che una volta passato alla Juventus si è scordato dei suoi trascorsi a Roma? Oddio, penso che un certo pathos magari all'inizio anche della gara potrà accusarlo, ma poi essendo ecco dei professionisti, quando poi entri in clima partita totalmente, che stai in campo, che ti sale l'adrenalina, sono cose che magari sono anche abituati a gestire, perché giocando a certi livelli devi imparare a gestire anche certe emozioni, quindi penso che poi vada scemando. E lui pensava solamente a fare il suo meglio come portiere della Juventus, sentendosi totalmente al 100% portiere della Juventus, e pensando al presente e basta, non al passato. Anche perché è lui il successore di Buffon tra i pali della squadra bianconera, no? Sì, senza ombra di dubbio. Buffon tra 6 mesi avrà finito la sua gloriosa carriera, e quindi il testimone sarà di Szczęsny. Oh, extra time, ci farebbe bene andare ai mondiali a posto della Spagna se venisse squalificata, oppure non è la stessa cosa come averla conquistata sul campo la qualificazione? Guarda Roberto, qua si parla costantemente di ripescaggi, una volta il Perù, una volta l'Egitto, una volta la Spagna. Io non credo che ciò possa avvenire, per me c'è una possibilità su 1 milione che l'Italia possa essere ripescata, e soprattutto non penso assolutamente che, se ciò dovesse avvenire, ipotesi molto ma molto improbabile, remota e difficilissima,
che lo si faccia ai danni di una delle nazionali più forti che ci siano, che beh, ma c'è un problema, sì, però c'è un problema per la Spagna, attenzione, non è che ce lo siamo sognato noi, se veramente c'è quello di cui sarebbe accusata la federazione spagnola, è chiaro che tu la squadra la devi far togliere dal campionato del mondo. Poi non è detto che devi recuperare per forza l'Italia, puoi pure rimediare in altra maniera. In quel caso, come seconda nel suo girone, se la Spagna natura l'estremamente da un mondiale, evidentemente la squalifichi anche, quindi a quel punto non viene riconosciuto il primo posto, la squadra che stava al secondo posto andrebbe al primo posto. In questo caso è l'Italia, è ovvio che non avrà lo stesso sapore di una qualificazione conquistata sul campo, però poi magari può dare anche una input molto molto di positivo, ecco, a tutto l'intero movimento calcistico italiano, e magari puoi andare a fare un mondiale ancora meglio di come l'avresti fatto se venivi ammessa di diritto. Non scordiamoci, 25 anni fa il precedente degli europei di Svezia 92, la Jugoslavia, allora per me una delle nazionali più forti che ci siano, che ci stavano in quel momento, viene estromessa per i noti problemi legati poi alla guerra, le guerre che hanno poi portato alla scissione tra Croazia, Bosnia, Montenegro, Serbia e via dicendo. La Danimarca, che non ha fatto neanche il ritiro delle proprie azioni, quindi i giocatori stavano ancora tutti in vacanza, è stata richiamata e composta in 4-4-8, ha avuto solamente 2-3 giorni di allenamento, è andata in campo e alla fine ha vinto gli europei. Quindi la magia della sorte, dice, non si sa mai a chi possa arridere. Certo, non è lo stesso sapore che conquistarla sul campo, dove siamo come nazionale stati molto molto ridicoli, molto scarsi soprattutto. Purtroppo sì, ma quella anche fa parte di scelte infelici che ha fatto Ventura, e le paghi, come paghi magari anche scelte infelici che ha fatto Di Francesco. A me Di Francesco piace, lo stimo e lo ammiro, però sono anche d'accordo con lui in parte con il turnover, però non puoi regalare, penso, a nessuna squadra oggi in Italia, visto le difficoltà che spesso presenta il calcio italiano anche quando ci sono partite cosiddette facili, 9 titolari a nessuno. Magari ne devi cambiare 4-5, andava bene, e soprattutto il reparto punto di forza della Roma, perché la Roma è la miglior difesa, non lo puoi stravolgere cambiando 5 elementi su 5. Io penso che almeno uno dei due centrali difensivi, o Fazio o Manolas, deve giocare, perché quello è un reparto veramente troppo delicato. Anche perché se Moreno è quello che abbiamo visto, oddio. Ma chi è che l'ha comprato? Cioè, non è da Roma questo giocatore, assolutamente. No, io lo vidi anche in Confederation Cup col Messico, dissi, se questo è Moreno non è che abbiamo fatto un grande acquisto, spero che non sia questo. Ovvio, però lo stesso Moreno giocò in coppia con Juan Jesus a Torino-Roma di campionato, finì a 0-1, dove prese 7 in pagella. Quindi sai, anche il discorso per Golanoz, il calcio italiano soprattutto a livello tattico è il più difficile al mondo, chi viene dall'altra realtà quindi paga questo dazio anche ai campioni o grandi giocatori, i primi mesi hanno difficoltà di rendimento. Golanoz viene da un altro calcio, in Francia gli danno più libertà di pensiero a centrocampo, e lui qui in Italia invece non ti danno, non, c'è un prestito talmente asfissiante che non ti fanno neanche ragionare. Ho capito, però non per lo... far sì, per ambientarti devi giocare dietro la palca con i compagni e giocare con una certa continuità, ciò che lui non sta facendo. Quindi già, io vorrei rivedere con la mossa o i giudizi su con la mossa dopo 5-6 partite che lui fa consecutivamente. Alberto, però lo devi far giocare nel suo ruolo, dove sa giocare meglio, non lo puoi far giocare come De Rossi quando non è De Rossi lui, ma perché ostina? È questo che io non riesco a capire, perché secondo Di Francesco l'alternativa a De Rossi è con la mossa. Però bisogna vedere anche lì che partita voglio fare. Se io voglio fare una partita più di impostazione, allora io metto con la mossa, perché come capacità di regia e di manovra di far girare la squadra ha più visione e più tecnica rispetto a De Rossi. Ma deve avere sempre un mediano che gli deve avere un altro interdizione,
Ovviamente metto De Rossi. Oh, però deve avere, se vuoi far giocare con Alonso il regista, un tizio che gli sta dietro. Nel senso, gioca De Rossi davanti alla difesa e con Alonso avanzato, allora sì, ha una ragione di esistere. Con Alonso davanti alla difesa è un'eresia per il momento. Ci sono dei crateri da paura. È sotto gli occhi di tutti. È, tu esponi il fianco così agli avversari. Quello sì. Però anche lì è l'impostazione tattica tu dalla partita e come scendi in campo e con chi scendi in campo. Allora ci vuole un mediano vicino a Gonalons, è semplice. No? Sì, perché ma un mediano ce l'hai, De Rossi, ma non può, secondo Di Francesco non possono giocare insieme. Oh, io ricordo che Mourinho, quando venne all'Inter la prima volta qui in Italia, voleva giocare col 4-3-3. E si rese conto a un certo punto che aveva un buco tra difesa e centrocampo, era una voragine, e prendeva gol. E si inventò Cambiasso davanti alla difesa. Cambiasso era un numero 10, era una mezzala. E fu la fortuna dell'Inter. E allora se tu qui arrivi con una convinzione ma vedi che non va, dovrai provare qualche altra alternativa, no? Beh, solamente gli stolti, diciamo, non cambiano idea, Roberto. Sì. Quindi penso che Di Francesco stia ancora un po' studiando quale sia l'assetto, il modulo e l'atteggiamento migliore per questa Roma, su questo non ci piove, però confido che ci riesca presto, perché è intelligente, il gruppo si fida di lui, è tatticamente preparato, quindi anche lui, ecco, vuole ancora capire certi oppure meglio oleare certi automatismi e concetti che vuole trasmettere alla squadra, che secondo lui siano vincenti. A me come atteggiamento piace, perché è uno sempre che ti viene a giocare la partita, però ovviamente nessuno ha la bacchetta magica, quindi certo. Sempre i giocatori bisogna provare, chiaramente non domani contro la Juventus, non, niente, no, nessun spazio no. Sperimentazioni. Bisogna giocare e andare per vincere, soprattutto. Non dico che bisogna sottovalutare la Juventus, però devi partire con la mentalità che vai a Torino per giocartela e tentare di vincerla. Quello sì, se tu vai in campo con la Juventus con il pensiero anche un pareggio mi sta bene, prendi del gol, ovvio che per ambire a un buon profitto tu devi sempre puntare al massimo profitto. È normale, quindi la Roma sì deve andare in campo consapevole della sua forza, con l'intenzione di giocarsela e con la determinazione, mettendo in campo le armi della Juventus. Qual è le armi della Juventus? Il cinismo, la mentalità vincente e la ferocia agonistica. Ecco, queste sono le tre caratteristiche principali che contraddistinguono la Juventus. La Roma deve metterle in campo uguali, se non di più. È vero, è vero. Io ricordo subito che dopo la partita Juventus-Roma, che ci sarà alle 20:45, intorno alle 23:30, minuto più, minuto meno, avremo Alberto Fiano con il punto dopo Juventus-Roma e vedremo come sarà andata la partita e quale sarà il suo commento editoriale. Per quanto invece riguarda Alberto Fiano in televisione, ricordo che ieri c'è stata la signora in giallo-rosso con Massimo Ruggeri e tu sei stato un ospite di quella tribuna, giusto? Sì, sì, stavo ieri sera alla signora in giallo-rosso. Per me è un grande onore, un grande piacere, perché anche lì ci sono persone ottime sotto il profilo umano ed eccellenti professionisti nel loro campo. Mi riferisco a Massimo Ruggeri, a Filippo Biafora, a Piero Torri, e quindi è stata veramente una bella puntata e ne sono onorato e contento di averne fatto parte. Oh, ci sarai anche giovedì prossimo oppure ancora da definire? Ancora da definire, io in media vado una volta o due volte al mese, anche perché gli studi faccio un piccolo viaggio per arrivare, visto la lontananza tra dove sto io e dove è situata. Beh, sta sulla Salaria fuori Roma, per cui. Sì, dopo l'aeroporto dell'Urbe. Quindi sì, sì. Per me è un piccolo viaggio. È vero, vicino agli studi di Sky, praticamente. È una tragittata oceanica. Dopo ancora. Esatto, è una tragittata oceanica, me lo ricordo benissimo.
Me lo ricordo benissimo. All'epoca, quando frequentavamo noi meeting di Giulio Galasso, stavano a Fiano Romano, era un'altra traversata oceanica. Le distanze non ci hanno mai favorito con quell'emittente. Però diciamo che c'è la soddisfazione morale di partecipare a una delle grandi trasmissioni sportive che c'è nell'etere televisivo, ovvero sia la signora in giallo rosso, che ormai sono diversi anni che cavalca la cresta dell'onda. Sì, sì, io la seguivo da quando, mi ricordo già da 25 anni fa, io già la seguivo, andavo a scuola, al liceo, l'ultimo anno anche di maturità, e già la seguivo, quindi dopo tanti anni poi farne parte, ne sono veramente lusingato e onorato davvero. Beh, soprattutto è anche una ciliegina sulla torta della tua carriera radiofonica e televisiva, se non altro, no? Sì, certo, anche una gratificazione in quel senso, certamente. Oh, anche perché poi ricordiamo che intervenire in Questa è la Roma, qui prendo un pizzico di narcisismo, mi sia consentito sotto Natale, che tutti coloro che partecipano a Questa è la Roma poi hanno sempre una tribuna più estesa. Mi riferisco a te, chiaramente, con la signora in giallo rossa. Mi riferisco agli dimmi. Io mi sento lusingato anche a partecipare alla tua trasmissione, per Roberto, carità, e io di questo ringrazio sempre te, tutti gli altri, chiaramente. No, io ringrazio te, veramente. Oh. Ricordo poi, tra le varie cose, che c'era anche Virgilio, che stava a un'altra trasmissione insieme con Guglielmo Timpano. Sì. C'è Jacopo... Un abbraccio e in bocca al lupo a Virgilio. Certo, che oltretutto ci ha mandato per iscritto i suoi saluti e gli auguri di Buon Natale. Io spero, se dicessi nel più breve tempo possibile, mentirei. Quando si sentirà pronto, Virgilio sarà di nuovo insieme a noi, perché tra tante radio, tra tante proposte che ha avuto, aveva scelto la nostra, che è gratuita, è amichevole. Non è che io pago 2000 euro al mese, Virgilio, o te o chiunque altro, per parlare. Quindi si parla in perfetta amicizia e sintonia. E io di questo sono grato a tutti quanti, e in questo momento pure a Virgilio che ci sta ascoltando. E dicevo, per quanto riguarda poi invece tribune più estese, Jacopo Palizzi faceva parte del nostro cast di Questa è la Roma, oggi quando può interviene, ma è diventato giornalista sportivo fisso, stabile, e radiocronista della Roma su Teleradio Stereo. Quindi diciamo che sono anche delle soddisfazioni morali per chi ha curato e costruito questa trasmissione come Questa è la Roma, perché vuol dire che c'è gente di valore che sa parlare e soprattutto non parla né lo sportese, bella sto termine, sportese, sportivese, né il politichese, né il classico discorso ipocrita di convenienza e di circostanza. Noi parliamo in questo caso della Roma, così come ci detta il nostro cuore, la nostra anima, con ragionamenti sensati, con parole educate, chiaramente, e affrontiamo il discorso proprio di Questa è la Roma. Per cui, ben venga, io spero di proseguire altri 59 anni, tra 59 anni darò ancora la linea ad Alberto Fiano per darci le sue indicazioni di gioco, o magari tra 59 anni, sì, potrebbe anche essere, perché no? No? Speriamo. Apposta, magari ti farei, Alberto, senti, che fai la Roma domani a Torino? Allora, Roma a Torino pareggia, mettici uno ICCE. Vabbè, dai, scherziamo, una deroga è ammessa, no, di solito. Certamente, per certamente. Comunque, a parte gli scherzi, mi dicono che devo stringere. Allora, Alberto Fiano, gli auguri di Buon Natale, anche perché questo personaggio, il figlio del nostro creatore, che si è fatto uomo, è sotto la lente di ingrandimento di tutti, ha voglia a smentire, a non smentire. Se non si crede alla situazione religiosa, è sempre un innocente che 2000 anni fa è nato e a 33 anni, innocente, ha pagato con la vita le colpe di altri. Questo se non si vuole credere al messaggio del soprannaturale, chiaramente. Quindi è sempre un innocente che ha pagato dazio per altre persone, e non va bene. Bisogna rendergli giustizia. Se poi ci si crede, ancora meglio. Va bene così. Poi se non è nato il 25 dicembre, non è importante. L'importante è capire che è una festa dedicata all'amore per il prossimo e verso il prossimo, che su sta terra, mi sa che ne esiste quasi più. Cioè, sono amareggiato nel dirlo, però è sempre di meno l'amore per il prossimo. Alberto, a te la conclusione. Più che l'amore, il rispetto, che è la cosa ancora per me ancora più importante dell'amore,
che tu puoi anche non amare o non voler bene una persona, ma devi ugualmente, a mio avviso, rispettarla. E quindi, ma il rispetto purtroppo è ancora più una merce rara, ma sia verso il prossimo e sia anche verso se stessi. E questa è la cosa ancora più grave, più amara, a mio avviso. Eh sì, questo è vero, amore, ma anche rispetto, soprattutto rispetto, perché si tende a calpestare uno con l'altro e così non va assolutamente bene. Speriamo di recuperare qualche valore, di renderlo più moderno, ma di ritornare a un senso etico della vita che momentaneamente sta scomparendo, sta sempre più ai lati per dare il via invece a una vita molto più materialista, piena di beni di consumo, dove rispetto e il valore per la vita umana sta sotto la suola delle scarpe, e così non va assolutamente bene. Alberto, no, carissimo, allora, un augurio di buon Natale, ci risentiremo la settimana prossima per poi farci gli auguri per un 2018, un salutissimo a Rosy e a mamma e anche a loro auguri di buon Natale, e praticamente, che dire, torniamo in ambito sportivo, forza Roma, asfaltiamo la Juventus, Alberto. Guarda, a me basta vincere, più che asfaltare, ma ho detto, io vado oltre la prestazione, al di là del risultato, voglio vedere la prestazione, a Roma che lotta con il cuore, che lotta convinta dei suoi mezzi, che ci mette grinta, che ci mette unione, grande spirito di sacrificio, che lascia proprio la maglia, come dire, proprio lorda di sudore e di sangue sul campo, e che se poi, ecco, dopo aver messo tutte queste virtù o fattori che ho detto, riesce a uscire sempre a testa alta, con onore e orgoglio, da uno dei campi, anzi dal campo più difficile d'Italia, senza sconfitta, anche con un pareggio o con una vittoria, ok, siamo ancora più contenti, ma voglio soprattutto vedere la prestazione, quella è la cosa più importante. Certo. Una sconfitta, voglio essere fiero, orgoglioso e gridare ugualmente forza Roma, e quindi, questa è la cosa più importante, e quindi alla fine dagli Roma dagli, no? Sempre immancabile, dagli Roma dagli, più che mai domani, più che mai, più che mai. Un grande abbraccio, buon fine settimana e ci risentiamo fra 7 giorni. Grazie Alberto Fiano. Grazie a te Roberto, tanti tanti auguroni, buon Natale a te e famiglia, a tutto il tuo staff e a tutti gli ascoltatori. Ricontraccambiati, e noi ci risentiamo fra 7 giorni. Grazie ad Alberto Fiano, buona serata. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ringraziamento così Alberto Fiano, noi dobbiamo correre e tra un po' il prossimo collegamento, grazie.